capitano. Che cavolo ci fai dietro un albero ancora? Che cazzo, ha visto lei? Tutto per salvare la sua specie brutta. Però voi, dai. Android e Mario. Ah. Eccoci, eccoci. È rimontato alla perfezione. Ah, meno male, non ci sono stati danni da penetrazione sul dietro, vero? Fortunatamente no, vuole controllare. No. Ok, a posto. Allora, signor androide, io glielo dico chiaro e tondo, a noi ci servono due cose. Ci serve il carburante per far ripartire la nave e un modo per sistemarla. Come ci arrangiamo? Io posso aiutarvi per il carburante. Bene. Però voi usate ancora quell'antichità del nucleare, vero? Sì. Ok, c'è un posto nel pianeta che vi porterà in un altro luogo dove potete trovare il materiale radioattivo, quindi per voi va benissimo. Perfetto, andiamo allora, è vicino? Sì, è lì vicino. Ok, allora cammini, prego, si muova. Certo che lei fa tanto il moderno, è vestito male, è brutto. E la moda è diversa, Compare sotto terra. E infatti si interra in modo strano a volte. Usi e costumi. Ma perché cammina in quel modo che passa dentro la terra? Vada. Ecco, ci siamo arrivati. Di già, è tutto a portata di mano su questo pianeta, mi piace. Allora, che cos'è questo buco? Allora, è un portale. Oh, cazzo. Però dovete stare attenti, perché là dentro c'è un divoratore di mondi. Niente di meno che un divoratore, non un divoratore di mondi. No. Proprio un divoratore. Un divoratore. Mamma mia. Praticamente si aggira da quelle parti. Ed è pericolosissimo. Niente di meno che. E che cosa dobbiamo cercare una volta che entriamo in questo portale? Allora, questa sostanza che vi servirà è radioattiva ed è viola brillante. Però qualche pezzo sarà sufficiente. Perfetto, quindi dobbiamo prendere qualche pezzo di roba viola. A posto. E altro? Niente, buona fortuna. Io vi aspetto alla caverna, vado a covare le uova. Ah, che schifo. E beh, giustamente. Buona covata, Allora, andiamo, siete pronti? No. Come no? No, c'è un divoratore di mondi. Ma non importa. Forza! Andare tutti e tre. Camminare! Camminare! Andiamo! Oddio, aiuto, sto annegando! Capitano, sto annegando! Oddio! Sta annegando pure Anna! Che prurito che ha fatto andare in quel portale! Gira la testa! Avete sentito? Mamma mia che schifo! Venite! Mm-hmm. Dobbiamo esplorare questo posto! Guarda, oddio, aiuto, sto annegando! È un liquido denso! Acqua. Bisogna camminare quasi, perché altrimenti non si riesce ad andare avanti! Guardate che mondo particolare, però. È molto liquido questo mondo. Guardate lo schifo viola. Sembra calcare quello là. Guardate che schifo. Oh, eccolo lo schifo viola. Venite, andiamo dove è più denso. Le nostre tute dovrebbero essere a prova di radiazioni. Speriamo. Tu non ne hai bisogno. Hai ragione. Andiamo, venite. Andiamo dove proprio si fa più densa la matassa. Crescono dei vegetali. Andiamo. Oh, colorato. Ecco, tipo qua, potremmo raccogliere da qua. Anna, raccogli. Sì. Arrivo. Pronta. Raccogli. Ehi, ma aspettate un attimo. Mi sembra di sentire un rumore in lontananza. È vero. Paura. Chi siete voi? Non ci uccida, signor mostro. Vogliamo solo un po' della vostra merda viola. Quella è la mia pelle. Che schifo. Che schifo. Ma tu dove sei? Dove ti trovi? Non ti vediamo. Sono ovunque intorno a voi. Sono quello che voi chiamereste pianeta. Sei il divoratore di mondi? Così mi chiamano quegli sciocchi dei Flappat. Io sono un grande antico. E dimmi, possiamo avere un pochino della tua pelle allora? A noi ci serve. Va bene, prendete pure. Ma in cambio, promettetemi che andrete a cercare ciò che siete destinati a trovare. Vuoi dire quelle coordinate che abbiamo trovato nella caverna? Sì, nelle vostre mani c'è il destino dell'intero universo, e anche il mio.
Ok, allora te lo promettiamo, eh. Però prendiamo un po' di questa roba, Anna, prendi. Va bene. Ok. Ok. Zitti, tranquilli. Dio. Prendi. Bravo. Ok, allora noi andiamo. Andiamo. Zitti, non guardate. Andiamo. Oh, aiuto sto. Andiamo. Bene. Andiamo. Tranquilli. Abbiamo avuto un contatto con un grande antico. Niente di meno. Chissà se ha un canale YouTube. Lei ha un canale YouTube? Non risponde più. Mi sa di no. Andiamo avanti, va. Allora noi ce ne stiamo andando, Meglio che ce ne andiamo prima che cambi idea. Sì, attenti a non pestare, perché magari gli dà fastidio. Camminate piano. Ma se quella era la sua pelle, questo cos'è? Il suo sudore? Stiamo nuotando. Che schifo, cosa bisogna fare per salvare l'universo? Quelle coordinate sono importanti, Anna. Deve essere la tua priorità riuscire a ricavare la posizione esatta che indicano. Sì, capitano, ci sto lavorando. Andiamo, va? Buttatevi. Ok. Arrivederci e grazie. Buona fortuna. Tutti a posto? Il trasferimento? Il capitano. Un po' di prurito, nelle parti basse. Lo so, lo fa evidentemente, lo fa. Va bene, però nessuno ha perso pezzi. Tutti siete a posto, sopracciglia. Tendono a scomparire nei teletrasporti. No, ok, a posto. Mario, tu non ce le hai, quindi. Andiamo, allora. Dobbiamo trovare l'alieno che a quanto pare stava nella sua caverna dove covava le uova. Dobbiamo trovarlo e chiedergli che cosa dobbiamo farne di questo materiale che abbiamo raccolto per trasformarlo in carburante. Andiamo. Il viaggio sarà lungo, credo, quindi venite qui vicino, ho un rimedio. Ok. Oh, siamo molto veloci, venite, seguitemi. Andiamo. Madonna, che metodi, androide. Sapevo che era un buon affare averti acquistato. Dobbiamo sempre approfittare delle offerte su eBay. Comunque, avete sentito quella creatura che ci ha parlato? Era proprio strana, però sembrava buona. È stato tremendo. Ah, ok, tremendo. È stato buono, è stato tremendo. È un pianeta che ti parla. A me un po' di paura l'ha messa. Non se ci voleva mangiare. Divoratore di mondi, mica di persone. Ah, dovremmo essere più o meno vicini, se mi ricordo bene. La strada era... È finita di già la tua pozione schifosa, androide. Vabbè, non fa nulla. Siamo arrivati, credo. Più o meno. Dove cazzo? Di qua. Verso la foresta viola. Sì, è vero, la foresta viola, me la ricordo. Guarda che abbiamo il nostro Nostromo. Eccoci qua, siamo arrivati. No. Più avanti. Ecco, vedo la nave distrutta. Ok, siamo arrivati. Povera nave. Speriamo di riuscire a metterla in sesto, se no non ce ne andremo mai da questo cesso. Mario, vai un po' a vedere che l'alieno sia in casa. Va bene, busso. No, entra. Oddio, cosa sta succedendo? Alle armi! Cosa c'è, Mario? Cosa c'è? Mario, vieni! Mario, l'ossigeno, tieni, respira dal peluche. Ecco, il peluche è una buona fonte di ossigeno. Che cosa è successo? I mille culi hai visto? Stava covando. Mi dispiace, ma lei è schifoso, screanzato, si è ricomposto? Sì. Che schifo. Mi ha fatto prendere un colpo. Ma pensa a lui, pensa. Ti ha visto con i mille culi di fuori. Ma è naturale. Ma che naturale? Naturale che cosa? Avere mille culi sparsi per una caverna ti sembra naturale a te? Ma non ha bussato il suo amico, Non ha Mario, pure tu però potevi bussare, La prossima volta metto un cartello. Scommetto che ti pentirai di non aver bussato per tutta la vita, vero? Madonna mia. Mamma mia, busserai sempre, anche per entrare in bagno a casa tua. Vabbè, se mai ci torneremo a casa. Comunque, a proposito di casa, noi abbiamo trovato quella schifezza viola che ci ha detto. Ah, molto bene, sì. Ok. Però, ci deve dire lei cosa dobbiamo farne, perché immagino che vada lavorata, ce lo dovrà spiegare.
Allora, aspetta, in seguito, sì. In seguito. Adesso devo dirti anche che abbiamo incontrato quello che dicevi te, il divoratore di mondi. Ah! Che c'è? Quello è terribile. Ma che terribile? Sì, ha mangiato la luna. Io c'ero, è stato bruttissimo. Ah, niente bruttissimo. Di meno. Si è mangiato la luna. Forse pensava che fosse di formaggio. Probabilmente. Sai, i poeti. I poeti lo dicono. Ma però, cioè, a me comunque non sembrava che fosse cattivo. Mi sembrava un signore in gamba, una persona tranquilla. Ma io c'ero, io c'ero. Tu hai visto, ci puoi dire che... Oh, guardate chi è tornato! La merda, quel meccanico di merda! Era anche ora che tu ti rifacessi vedere, Perché non parla? Capitano? Gli escono delle larve dagli occhi! Niente di meno! Oh, che schifo! Oh, ma si sta avvicinando... E minaccio! Mi sta... Porca puttana, mi sono dovuto difendere, l'avete visto tutti! Oh mio Dio! Porca troia! Lo conoscevate questo? Sì, era il nostro meccanico di bordo, faceva parte della ciurma. Ma è stato morso per caso da creature piccole striscianti? Esattamente, ci hanno attaccato, sono uscite dalle pareti, fottute per di più. Quelle cose infettano il cervello tramite le larve. È stato irrecuperabile, quindi avete fatto bene a sopprimerlo. Ah, un po' dispiace. Insomma, mi è già passato. Allora, stavamo dicendo, quindi è morto il fetente, non fa nulla, no? Cioè, chi se ne frega. Allora, vi devo spiegare, no? Sì, scommetto. Ci deve spiegare, però, prima di tutto, ok, abbiamo il materiale. Adesso ci serve un'altra cosa. Prima di tutto, dobbiamo lavorarlo. Come si lavora? Yeah.